Non mi devo sedere perché la volontà da parte nostra non deve essere di sedersi con qualcuno. Se qualcuno vuole conoscere la situazione dell'ASP viene qui e ha tutte le informazioni. Credo che insomma, la trasparenza ci abbia contraddistinto. Il punto è che il sindaco, comunque l'amministrazione comunale, dopo che aveva minacciato incatenamenti vari per le famose opere d'arte, il 2 di dicembre ci chiede un comodato gratuito di 99 anni scambiando le opere d'arte per dei loculi, e il giorno dopo ci attacca politicamente. Quindi è chiaro che c'è dietro un disegno politico che non so dove porterà. Ovviamente a me non mi interessa questo aspetto, però ci tengo a sottolineare che se l'attuale amministrazione volesse veramente interessarsi delle problematiche dell'ente, dovrebbe sapere che l'attuale amministrazione è l'ostacolo dei problemi economici maggiori di questo ente, perché grazie a un pignoramento che noi contestiamo, le somme del famoso finanziamento Covid, ci tengo a sottolineare perché qualcuno ha scambiato sempre questo finanziamento per dei fondi, quel finanziamento di fatto arriva dietro la presentazione di fatture per costi maggiori sostenuti, quindi sono soldi che l'ente ha pagato e che oggi dovrebbero essere rimborsati. Grazie a questo pignoramento che non ha nessun senso di esistere, ma su cui nessuno si è mai mosso per vedere di risolvere la problematica, noi oggi siamo bloccati. Ed essere bloccati significa non poter poi pagare i fornitori. Quindi se qualcuno si preoccupa della situazione finanziaria dell'ente dovrebbe innanzitutto nascondersi in un angoletto, perché è il principale responsabile di questa situazione.